Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Per chi non ci conoscesse, Ecolab è un'academy nata appunto da DV Media Lab che da anni ormai cavalca l'onda dei webinar con temi verticali che riguardano appunto l'ambito del digital marketing, delle vendite, della customer experience. E negli ultimi anni, ecco, abbiamo iniziato a cavalcare anche tematiche come quella di cui parleremo oggi, con il nostro relatore Roberto Sigonolfi, che io colgo ancora l'occasione per ringraziare. Grazie Roberto. Salve a tutti. Grazie mille. Ecco, Roberto oggi sarà il relatore del webinar Tecnologia immersiva, ricalcare i poteri della mente. Per chi non mi conoscesse, invece, io sono Cristian Maddaloni e sono marketing specialist del team di Lab e oggi sarò il moderatore del webinar. Roberto invece è un sociologo saggista che ormai da anni insieme a noi collabora per webinar, ma soprattutto è diventato un autore anche del nostro blog. Infatti potete anche visitarlo e leggere i contenuti di Roberto appunto per poter creare un filo logico anche con le tematiche che verranno trattate nel webinar di oggi. E quindi ecco, noi siamo davvero contenti di iniziare quest'anno di nuovo all'insegna di Lab. Abbiamo visto che siete stati veramente tantissimi come iscritti. Noi vi ringraziamo e come già anticipato appunto nella intro con la nostra Francesca Matteucci, ovviamente potete lasciare le vostre domande nella chat generale oppure nella sezione domande e risposte. Noi alla fine del webinar le leggeremo e così potremo parlare della tematica, della domanda, del dubbio o delle informazioni appunto che avete posto con il nostro relatore. Bene, Roberto, io non ti levo altro tempo, ti lascio la parola e come sempre auguro buon webinar a tutti. Grazie, grazie Christian. Allora, questo webinar, come un po' tutti i contenuti che ho apportato da quando ho cominciato a collaborare con ADV Media Lab, e quindi sia in ambito dei webinar, ma anche in ambito scritto dei vari articoli, questo webinar quindi è orientato alla lettura dei fenomeni del nostro tempo, più che fenomeni, in questo caso sono proprio delle trasformazioni del nostro tempo, trasformazioni si presume stabili del nostro tempo, e una lettura a 360 gradi. Quindi in questo caso si parlerà di tecnologia immersiva, quindi si parte dall'aspetto del medium, in particolare calando l'attenzione sulle varie tipi di realtà aumentata, virtuale o appunto il metaverso, che costituiscono un po' quel nocciolo, quel blocco complessivo della cosiddetta tecnologia immersiva, e si leggerà questo avanzamento del progresso tecnologico in un'ottica non solo sociale e storica, ma anche psicologica, antropologica, perché poi queste grandi trasformazioni del progresso tecnologico portano anche a una trasformazione di carattere antropologico dell'essere umano, e sia di un cambiamento anche complessivo del modo di percepire la realtà. E quindi inevitabilmente entriamo in un altro campo qui, che ha più a che fare con la metafisica, cioè su quella lettura della realtà al di sopra dei livelli semplicemente sensibili. Quando si inizia a mettere mano alla parte neurocognitiva, cioè quindi a una trasformazione neurocognitiva che, ob torto collo, è provocata da questi nuovi media, inevitabilmente si inizia a mettere mano anche al campo metafisico. Allora, direi di cominciare, vi proietto anche le varie slide. Allora, tecnologia immersiva, comprende la mente e il suo potenziale attraverso le nuove tecnologie. Titolo, in questo caso, titolo e sottotitolo fondamentale, perché i nostri webinar hanno tutti poi un attimo che vi condivido lo schermo, hanno tutti la, diciamo, l'ambizione di
ecco, l'ambizione di voler offrire anche dei percorsi di operatività. In fin dei conti, la conoscenza che cos'è se non una guida all'azione? Una guida all'azione orientata innanzitutto all'azione riguardo se stessi e quindi anche a quello che si chiama da più parti come il lavoro su di sé, che poi è fondamentale più che mai nel mondo del digitale, come stesso ci ricorda anche il famigerato World Economic Forum diciamo tutta una serie di studi legati all'intelligenza emotiva. Il mondo del digitale ha bisogno anche di questo tipo di intelligenza, tant'è vero che si parlerà addirittura di intelligenza emotiva digitale, perché l'uso dei media, dei nuovi media in particolare, può essere effettuato con tutti ovviamente i suoi limiti, le sue fin troppo ovvie pericolosità, ma può essere usato, può essere effettuato solo con un certo livello di consapevolezza e di presenza a se stessi. E quindi innanzitutto questo è il tipo di lavoro poi che si effettua sulla base delle conoscenze che noi abbiamo l'ambizione di fornire. Il secondo è anche un tipo di conoscenza più allargata sulla comprensione della realtà, del suo vero funzionamento, che può essere fatta proprio osservando il funzionamento di questi nuovi dispositivi, di questi media, di questi nuovi media, di queste nuove scoperte tecnologiche, le quali non fanno altro che ricalcare dei funzionamenti che sono già esistenti nell'uomo e quindi anche nella realtà, prendendo per buono il fatto che l'uomo non è un qualcosa di separato dalla sua realtà circostante. Così come abbiamo ripetuto più volte in altri webinar e in altri articoli, il modello positivistico è stato superato in tanti ambiti della conoscenza, dalle neuroscienze, dalla fisica quantistica, fino a riallacciarsi alle antiche conoscenze tradizionali e metafisiche della realtà. E questo si rivede anche nel mondo mediatico. Quindi comprendere la mente e il suo potenziale attraverso le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci fanno da ponte per una comprensione della realtà. Parleremo innanzitutto di aspetti esoterici della tecnologia. Che cosa intendiamo per aspetti esoterici della tecnologia? Per esoterico intendiamo sostanzialmente ciò che è nascosto. Quindi la tecnologia, oltre al suo funzionamento tecnico base, ha dentro di sé anche dei funzionamenti nascosti, un livello di realtà al quale noi possiamo accedere attraverso l'osservazione del funzionamento stesso della tecnologia e appunto alla base, alla luce anche di tutto quel paradigma conoscitivo che ho appena menzionato, che fonde tutta una serie di scoperte ultime della scienza con le antiche dottrine tradizionali e spirituali. Innanzitutto possiamo dire che la tecnologia, i media, il mondo del digitale vanno definiti al di là dei loro aspetti meramente tecnici. Le nuove tecnologie vanno inserite in un quadro psicosociale, storico, antropologico e metafisico ben preciso. Innanzitutto vediamo alcuni brevi cenni di alcuni autori fondamentali per comprendere questo quadro complessivo nel quale inscrivere i progressi della tecnologia ultima. C'è innanzitutto Martin Heidegger. Per Martin Heidegger la tecnica, quindi diciamo allarghiamo un po' lo spettro dalla tecnologia alla tecnica, in realtà non ha nulla di tecnico. È qualcosa che va oltre il semplice agire tecnico. Per Heidegger la tecnica prende la mano dell'uomo e quindi ha un forte potere pervasivo che poi riscontreremo ancora di più nell'avvento dei nuovi media. La tecnica per Heidegger è una manifestazione dell'essere. La questione fondamentale è che però l'uomo se ne dimentica di questa manifestazione, si allontana sempre di più dal suo essere e una certa tecnica
che per Heidegger sarà la tecnica moderna, favorisce questo allontanamento, diversamente dalla tecnica antica. Per Heidegger c'è una differenza tra la tecnica antica e la tecnica moderna. La tecnica antica sostanzialmente utilizza quelle forze, quelle energie, che sono già presenti nel sistema complessivo. Quindi potremmo definire la tecnica antica quella del contadino che lavora la terra mantenendosi in equilibrio con l'ecosistema. La tecnica moderna invece è volta all'immagazzinamento, all'accumulazione di risorse, di energia, per un qualcosa di più, quindi un qualcosa che va al di là del sistema complessivo, si costruirà una specie di surplus di energia che sarà proprio prodotto dall'uomo, dal suo agire tecnico. Ancora sempre in questa ottica dello studio della tecnica, delle forze tecnologiche al di là del semplice dato tecnico, abbiamo il sociologo Michel Maffesoli, il quale definisce il tempo della tecnica, il tempo postmoderno, quindi il tempo attuale, il tempo del forte dominio della tecnica, come il tempo del reincanto del mondo, e chiama all'appello, diciamo, la paganità, la spiritualità pagana precristiana, per definire questo tempo. Definisce che questo è il tempo di Dioniso, quindi non più Prometeo, come dice lui, il dio della conoscenza, ma che è anche il dio dominatore, per certi versi controllore della realtà, della natura. Dioniso è invece una divinità creatrice, una divinità che apporta con il suo estro creativo l'inventiva e quindi anche il collegamento a tutta una serie di flussi, per certi versi anche terrestri. Questo è il tempo del reincanto del mondo e del reincanto della tecnica per Maffesoli, il tempo di Dioniso, il tempo del ritorno della paganità nel mondo attuale. Ci spostiamo invece in un ambito più mediologico, in un ambito della comunicazione, con Marshall McLuhan, il quale inserisce l'avvento dei media del tempo dell'era elettrica, quindi fondamentalmente la televisione, ma McLuhan non vivrà il tempo dei social network, però questi rientrano alla perfezione, come il tempo del ritorno alla tribalità. McLuhan divide l'evoluzione umana a seconda del medium principale di utilizzo. Le società orali erano le società che precedevano l'avvento della lettera scritta, della parola, della lettera stampata, ed erano sostanzialmente le società arcaiche. Poi con l'avvento della parola, con l'avvento della lettera stampata ancora di più, si ha una mutazione, nascono i primi imperi, poi via via nasce l'era moderna e l'era industriale, nascono gli stati nazionali. Bene, con l'avvento dei nuovi media, con l'avvento dell'era elettrica e quindi dei media totalizzanti, della televisione che permea completamente la vita del soggetto e lo tiene in collegamento con altri soggetti, ma meglio ancora potremmo dire oggi con i social network, si ha un ritorno a una tribalità. In questo c'è un collegamento anche con l'autore da noi presentato prima, con Michel Maffesoli. In pratica è come se le società arcaiche, attraverso l'avvento dei nuovi media, fossero ritornate in una nuova veste, in una veste postmoderna, quindi che va oltre la modernità. Alla base di tutto ciò potremmo tirare in ballo un altro filosofo, un importante filosofo occidentale, del nostro tempo, se vogliamo ammettere che 800 e 900 siano in qualche modo ancora il nostro tempo, è René Guénon. René Guénon fa un'analisi nel Regno della quantità e i segni dei tempi, fa un'analisi dell'epoca prima moderna e poi inevitabilmente apre a ciò che sarebbe potuto venire dopo l'epoca postmoderna. Nell'epoca moderna si ha l'avvento del materialismo, è l'epoca della rivoluzione industriale, è l'epoca delle concezioni filosofiche, scientifiche, materialiste e positiviste che chiudono l'uomo alla sfera spirituale. Bene, con l'epoca postmoderna potremmo dire noi, inserendo
inserendoci in questo schema, sia invece l'esatto opposto. Addirittura l'uomo si inizia ad aprire, e non solo l'uomo, ma tutta la realtà, a nuove forme di elementi materiali, forse prima di questo tempo a noi sconosciuti, e che sono prettamente incarnati nel mondo del web, nel mondo del digitale, nel mondo dei sistemi tecnologici, hardware, dei sistemi 3D. Oggi sarà il caso di affrontare la tecnologia immersiva, cioè questi nuovi scenari, cioè, o meglio, questo progresso tecnologico costituisce quello che potremmo definire come un vero e proprio nuovo scenario esistenziale, come una nuova materia nella fase della postmodernità postmaterialista, che non utilizza questo termine, la polverizzazione della realtà, sia un cambiamento proprio di stato, e la macchina, il digitale, potrebbe benissimo rientrare in questo scenario che rappresenta questo specifico cambiamento di stato. Quindi, diciamo, è come se vivessimo in un mondo cyber. E, diciamo, alla base di questo nuovo scenario esistenziale cyber abbiamo innanzitutto l'unificazione degli individui in un'unica coscienza psichica collettiva, quella che per alcuni filosofi come Teilhard de Chardin era la noosfera, quindi la creazione di una coscienza psichica unica. Attraverso questi nuovi dispositivi diventa una nuova coscienza psichica a sfondo mediatico. Sempre all'interno di questo schema avviene una fusione dell'individuo con i suoi stessi dispositivi mediatici. Noi siamo abituati a pensare allo strumento come di un qualcosa di separato dal soggetto. In realtà lo strumento è fuso col soggetto, come diceva stesso McLuhan, medium is message, il medium stesso è il messaggio, e il medium ha la capacità di ricostruire, di ristrutturare la vita stessa del soggetto e la storia stessa umana, perché è ad egli stesso integrato, diversamente come nelle vecchie concezioni positiviste del medium, dove invece il medium era uno strumento per un agente neutro che stava lì e che potevamo utilizzare per un qualche fine. A questo discorso aggiungeremo il fatto che in realtà nella realtà tra il soggetto e l'oggetto non vi è mai separazione. Anche questo forse è uno degli errori storici della modernità, quello di aver frazionato il mondo in tanti soggetti separati l'uno dall'altro e separati dalla realtà stessa. Bene, l'individuo, così come l'individuo non è separato da un altro individuo, l'individuo non è separato nemmeno dai suoi dispositivi, tanto più che egli è in continua, come potremmo dire, in un continuo scambio mutualistico con i dispositivi che ha, in una situazione simbiotica, per cui oggi, come direbbe stesso un importante pedagogo come Maragliano, i media pensano dentro di noi, e quindi, diciamo, i livelli di fusione, anche se da un punto di vista materiale non sono visibili, ma in realtà ci sono i livelli di fusione con la macchina. E a questo discorso lo corroboriamo con alcune definizioni, innanzitutto Luciano Floridi, che definiva la nostra epoca l'epoca appunto dell'infosfera, della quale parlavamo prima, l'epoca della connessione psichica globale a mezzo mediatico, come un'epoca dell'on-life, quindi non esiste più la differenza online e offline, ma esiste on-life. Siamo tutti dentro questa infosfera, con o senza il dispositivo in funzione, ma siamo dentro questa gigantesca infosfera. Anche per Marshall McLuhan ormai il mondo era già diventato nel Novecento, quando lui, insomma, nella seconda metà del Novecento iniziò le sue ricerche, come una grande totalità organica, come una specie di corpo emotivo vivente, un campo unificato di emozioni, di connessioni, che appunto lo rendono un villaggio globale, lui utilizzerà questa espressione. Ancora per De Kerckhove,
I social network sono una specie di trasformatore, come posso dire, di un mezzo che è in grado di interfacciare il sistema limbico, quindi il campo emotivo del singolo, a quello della folla. Quindi un propagatore, ecco, del sistema limbico dal singolo alla folla. E anche da un punto di vista psicologico, collettivo, immaginiamo quanto questa onda, questo campo, sia notevolmente amplificato. Il passaggio dal singolo alla folla, dell'emotività del singolo a quello della folla o della massa, come diceva anche Gustav Le Bon, già provoca delle amplificazioni notevoli del campo emotivo. Questo poi attraverso i social network, un medium che stesso per McLuhan è uno degli agenti principali, o meglio, la sua azione principale è proprio sul campo emotivo, quindi diciamo c'è un ingigantimento di questa, di quella che potremmo definire una vera e propria onda emotiva che si sposta dal singolo alla folla e che è visibile ad esempio nella vita di tanti influencer della rete o di capi di partiti politici, i quali inizialmente magari sono spinti a gonfie vele dai loro follower, e poi come le cose iniziano ad andare male vivono quell'effetto boomerang, quell'attacco della folla sulla base proprio di questo gigantesco campo emotivo che si è sprigionato. Abbiamo ancora altri autori di tutta la scena mediologica che abbiamo definito in altre occasioni, in altri webinar, come appunto quel campo di ricerca dei media come un qualcosa di non separato dalla vita umana, ma come di un qualcosa sempre più integrato alla vita umana. I vari Postman, Havelock, Innis e Bateson e altri ancora si occuperanno della cosiddetta ecologia dei media. Che cos'è l'ecologia dei media? Viene definita stessa da Postman. I media in realtà sono dei veri e propri ambienti che influenzano la percezione, la conoscenza, le emozioni e i valori umani. Quindi i media sono l'ambiente all'interno dei quali noi siamo inseriti. Quindi è il contrario, non è più come abbiamo sempre pensato che nel nostro ambiente di riferimento abbiamo anche i normali dispositivi, quindi il computer, i cellulari, i televisori. No, questi media, al di là della loro manifestazione fisica tangibile, quindi lo schermo, la televisione, il televisore, in realtà questi media sono dei veri e propri ambienti, sono dei campi all'interno dei quali noi siamo inseriti, quindi è un cambio di prospettiva abbastanza netto. E quindi ora passiamo all'argomento dell'oggi. Dopo aver fatto questo quadro di presentazione, immergiamoci nell'immersione. Il passaggio cioè a questo nuovo tipo di tecnologie. Un passaggio non del tutto drastico è avvenuto con la realtà, o meglio, nel senso di immersione, proprio di tecnologia immersiva, è avvenuto con la realtà aumentata, che compare per la prima volta nel 68, ma si afferma poi negli anni 90, nel 2000, con videogiochi, nel campo dell'archeologia, del design industriale, della musica, della letteratura, del turismo. La realtà aumentata non è una totale immersione in un nuovo ambiente, quindi in uno scenario, una realtà creata da capo, ma è una integrazione. I dati si aggiungono, si dà profondità alla realtà, oppure si tolgono i dati per semplificare la realtà. Questo avviene per esempio con le mappe geografiche, dove attraverso i dispositivi di realtà aumentata noi riusciamo ad avere un'integrazione della mappa che abbiamo avanti con ulteriori dati che normalmente le mappe normali non sarebbero in grado di fornirci. I dispositivi normalmente utilizzati sono gli smartphone, il PC, la webcam oppure dei nuovi dispositivi tattili, visivi e auricolari. Poi ci addentriamo a un livello ancora maggiore di immersione, quello della realtà virtuale, la quale nasce già a metà del Novecento con Morton Ealing e il cinema d'esperienza, l'immersione dello spettatore nell'azione. Attraverso i dispositivi di realtà virtuale lo spettatore entra proprio all'interno della,
dell'azione. Poi il primo dispositivo viene realizzato dall'MIT, l'MIT di Boston nel 1977, l'Aspen Movie Map. Alla fine degli anni Ottanta ancora si afferma la realtà virtuale attraverso quello che verrà definito tutto quel filone di letteratura e di cinematografia dei vari Gibson, Cronenberg, ma tanti altri ancora ne potremmo menzionare. Ecco, la realtà virtuale è un livello di immersione maggiore rispetto alla realtà aumentata, anzi forse è l'immersione nel senso proprio del termine. La realtà è creata da capo, quindi noi in qualche modo entriamo in un nuovo scenario di realtà. I dispositivi normalmente utilizzati sono computer, videogiochi e i dispositivi specifici che sono di tipo visivo, auditivo, tattile o anche addirittura alcune specifiche tute avvolgenti, quindi diciamo un livello di percezione ancora maggiore. E poi veniamo forse alla più rinomata, ecco, delle tecnologie immersive, quella più ultima, anche il metaverso, che nasce da un romanzo di Neal Stephenson del 92, Snow Crash, e si afferma appunto nel 2021 con Facebook e Mark Zuckerberg. In questo caso anche abbiamo una realtà creata letteralmente da capo. Ovviamente per realtà creata da capo intendiamo una realtà artificiale nella quale si immerge il fruitore, o meglio il soggetto, immergendo tutti, diciamo, i suoi, o almeno non ci sarà mai un'immersione integrale, però diciamo tutti i suoi livelli di percezione sensoriale sono in pratica immersi, sono rifatti, ecco, dall'immersione all'interno di questa nuova realtà. Il metaverso ha però una particolarità, che è appunto una realtà creata, una realtà nuova, con connessioni sociali. E quindi diciamo Facebook, che aveva già con il suo storico social network creato questo tipo di social media, basato appunto su delle connessioni sociali, su una nuova forma di socialità, le community internetiane, le potremmo definire appunto come delle nuove comunità. Bene, attraverso il metaverso vi è invece una immersione anche di carattere sensoriale, quindi non è più solo la nostra parte psichica che legge e scrive, ma e si rapporta al prossimo anche a livello emozionale, ma in una maniera comunque separata. In questo caso i livelli di connessione sono molto più alti perché il livello di immersione sensoriale stessa è molto più elevato. I dispositivi normalmente utilizzati sono appunto alla base del metaverso e ovviamente a ciò si aggiungono dei dispositivi specifici, che sono quelli visivi, uditivi e tattili. Poi ci sono anche altri tipi, come la realtà estesa, che porta a una consapevolezza sensoriale digitale, che però sia guidata dal mondo fisico circostante, quindi addirittura vi è da parte del mondo esterno vi è e quindi in questo caso del nuovo scenario di realtà vi è la guida della consapevolezza sensoriale. E poi vi è la realtà assistita, che per esempio è utilizzata nel mondo aziendale, come vedremo fra un po', contenuti in due dimensioni personalizzati e sovrapposti al mondo fisico, quindi schermi, foto, video, informazioni, audio e testuali. Bene, su questo quadro della tecnologia immersiva nei suoi vari, diciamo, livelli di sviluppo si è innescato poi un dibattito basato appunto anche su quelle che sono le utilità, un dibattito anche appunto con delle critiche, e che diciamo
un po' si gioca sulla base anche dei campi di applicazione di questa della tecnologia immersiva. I campi di applicazione che noi abbiamo ritenuto più rilevanti, sui quali appunto è anche interessante ragionare per vedere quali sono le criticità, i limiti, le positività di questa nuova tecnologia, sono il campo artistico, quello aziendale, come abbiamo definito, quello dello shopping, e poi dopo vedremo anche il campo medico delle fisioterapie, delle terapie riabilitative. Allora, innanzitutto da un punto di vista artistico, gli scenari, diciamo, le esperienze immersive di tipo artistico si affermano un po' dal 2010 in poi in Italia, in particolare con gli Uffizi Virtual Experience del 2016. Allora, dovremmo distinguere innanzitutto due livelli di utilizzo artistico della tecnologia immersiva. Vi è innanzitutto quello della performance vera e propria, cioè che della performance che è proprio concepita e realizzata proprio all'interno dello scenario immersivo. Cioè, c'è stata una bella serie di documentari fatta dalla Rai, ve l'ho messa poi nel link in bibliografia, che si chiama Immersive World, dove si presentano tutta una serie di eventi che sono stati fatti artistici a carattere immersivo. Ecco, laddove l'opera, diciamo, l'esperienza più che l'opera, è concepita in una maniera completamente immersiva, parliamo del teatro, delle installazioni artistiche, anche della musica, allora in questo caso, diciamo, la tecnologia immersiva porta un valore aggiunto, o meglio, porta una novità, sicuramente una novità all'interno degli scenari dell'arte, in quanto, diciamo, c'è un altro tipo di coinvolgimento, non si guarda più semplicemente un quadro, non si ascolta più semplicemente una band musicale, ma non si osserva semplicemente uno spettacolo teatrale, ma si è completamente all'interno e si diventa noi stessi agenti dell'opera alla quale appunto non assistiamo più, ma della quale siamo dei co-creatori. Tuttavia, in altri campi, e qui veniamo a una criticità o forse addirittura a una inutilità dell'applicazione, per esempio come le cosiddette mostre, le quali sostanzialmente viene ripetuta la mostra che si potrebbe guardare dal vivo, quindi, diciamo, prendiamo un pittore che può essere Klimt, per esempio, in pratica con la tecnologia immersiva, con un determinato tipo di impiego della tecnologia immersiva, anziché andare a guardare il quadro di Klimt vero e proprio o una sua riproduzione, noi, diciamo, entriamo in un museo virtuale nel quale sono presenti le riproduzioni in uno scenario tridimensionale dei quadri di Klimt. Bene, questa cosa, per esempio, come ha detto anche di uno storico dell'arte come Di Marino, ha in effetti poco senso, perché laddove, ad esempio, stiamo parlando sempre delle mostre, delle mostre di pittura, o comunque di un qualcosa di simile dove già esiste l'opera d'arte, quindi non stiamo creando da capo degli scenari, come dicevamo prima, con delle performance proprio concepite in maniera immersiva, stiamo semplicemente riproducendo delle cose che già esistono. Dice lo storico Di Marino, dice, che senso ha dice Di Marino, che senso ha ricostruire, cioè rifare da capo un qualcosa che già esiste? Al massimo noi possiamo prendere, o meglio, integrare le conoscenze, le opere che abbiamo davanti con delle nuove informazioni. Ecco, questo, diciamo, uno scenario di realtà aumentata forse sarebbe. Quando guardiamo un quadro, abbiamo fatto l'esempio di Klimt, ma ne possiamo fare tantissimi altri, Picasso,
avrebbe senso casomai osservare il quadro e poi attraverso la realtà aumentata avere delle integrazioni di informazioni, ma rifare il quadro da capo e immergersi in uno scenario nel quale noi guardiamo un quadro sostanzialmente artificiale per Di Marino non ha senso. E quindi si mette un po' in crisi anche quella interessante teoria di Walter Benjamin sul progresso tecnologico come in grado di dare una maggiore accessibilità all'arte stessa, un'accessibilità popolare e democratica dell'arte stessa. Dice Di Marino, sì, questa cosa è valida, però va comunque contestualizzata a seconda dei campi di applicazione. Ci sono dei campi di applicazione dove appunto determinati progressi di taglio tecnologico non forniscono un valore aggiunto, ma addirittura un peggioramento del valore artistico e dell'opera artistica, o meglio, quantomeno un qualcosa di inutile alla quale noi ci rapportiamo. Uscendo dal campo artistico, entrando invece nel campo aziendale, la realtà assistita, come la definivamo prima, ma anche quella aumentata o anche quella virtuale, può sostenere il lavoratore in determinati campi, può fornire delle istruzioni in più, mentre egli stesso è al lavoro, diciamo, delle istruzioni, potremmo dire, just in time, estrapolate direttamente dal contesto nel quale si trova il lavoratore, il contesto riprodotto virtualmente, oppure comunque integrate al suo lavoro con la realtà assistita o aumentata. Oppure per il lavoratore può essere di grande utilità la simulazione in ambienti sicuri del lavoro che egli stesso dovrà magari effettuare in un ambiente tra virgolette poco sicuro. Quindi diciamo, potremmo dire che può provare prima le cose, il lavoratore in questo modo può provare prima le cose che andrà a fare nel momento in cui starà lavorando. E ancora, nel mondo dello shopping, degli acquisti, si afferma una nuova forma di commercio. Quindi dopo l'e-commerce abbiamo l'e-commerce, l'immersive commerce, il commercio immersivo, dove appunto l'acquirente, il soggetto, può letteralmente provare, visualizzare, fare esperienza con gli oggetti di acquisto, facendo appunto shopping online, attraverso il metaverso, diciamo, è forse lo scenario da questo punto di vista quello più famoso. Può letteralmente acquistare, o meglio, può letteralmente provare e fare esperienza con capi di abbigliamento, con scarpe, prima ancora di acquistarli. O anche, ad esempio, può visualizzare, può fare esperienza immersiva di un luogo dove dover passare le vacanze estive. Per certi versi si può fare una piccola prova da casa della propria vacanza estiva o invernale, diciamo, insomma, della propria vacanza. Esiste da questo punto di vista anche una forma di shopping nuova, lo shopping olografico. Si può appunto all'interno dello store, del negozio, provare dei capi d'abbigliamento, anche se non sono a disposizione del negozio stesso, che ovviamente non potrà mai avere tutto il campionario di capi di abbigliamento, di scarpe. E quindi diciamo attraverso il cosiddetto shopping olografico, attraverso ovviamente i dispositivi visuali adeguati, si può per certi versi provare delle scarpe che non ci sono, cioè si possono provare un paio di scarpe che non sono in dotazione nel negozio e a quel punto insomma ordinarle laddove appunto quelle scarpe piacciono all'acquirente.
Un altro campo fondamentale e che sarà fondamentale poi per il nostro tipo di discorso su appunto il discorso appunto di come trarre il meglio non solo da un punto di vista tra virgolette quotidiano da parte dei progressi della tecnologia, quindi come utilizzare al meglio determinati progressi nella nostra vita quotidiana, abbiamo visto nel mondo aziendale, abbiamo visto nel mondo dello shopping, abbiamo visto nel campo artistico, quindi delle esperienze artistiche, abbiamo visto che in alcuni casi queste nuove tecnologie sono quantomeno inutili, ma in medicina, nel campo della riabilitazione fisica, possiamo venire a capo di qualcosa di più. Innanzitutto l'utilità anche in questo caso della tecnologia immersiva è evidente. Innanzitutto nel campo medico e riabilitativo l'utilizzo della tecnologia immersiva nasce con la gamification e poi con l'exergame, che sarebbe un mix di videogioco e movimento. Ne vediamo tanti, insomma, di videogiochi nei quali il soggetto, per esempio c'è il tennis, no? Facciamo un esempio forse tra i più comuni, nei quali il soggetto si muove proprio come se stesse in un campo da tennis con la racchetta. E da questi campi di applicazione si ha un passaggio attraverso la health fitness, ecco appunto, diciamo che sono dei veri e propri videogiochi videogiochi da fitness, quindi diciamo che rientrano in quel tipo di campo, è come stare in palestra praticamente. Per la riabilitazione la tecnologia può essere utile sia quella di tipo non immersivo, quindi con la conservazione dell'ambiente esterno, sia quella di tipo immersivo. Il funzionamento fondamentale di questa tecnologia è basato sulla trasmissione di stimoli al paziente, il quale risponde a questi stimoli virtuali in maniera realistica. Quindi io trasmetto degli stimoli virtuali al paziente, il quale però reagisce come se quegli stimoli siano reali. E la reazione comprende la reattività fisiologica e neurale, e questa si chiama, questo tipo di attività si chiama l'embodiment, diciamo il linguaggio tecnico della riabilitazione fisica. Oppure si ha la vera e propria illusione, diciamo così, si ha o meglio potremmo definire l'esperienza. Diciamo pratica quasi di vita all'interno di un altro luogo. Quindi all'interno di quest'altro luogo in cui si ha appunto la sensazione, l'illusione di stare, si possono simulare tutta una serie di azioni per lui o non comuni o impossibili. Ecco, quindi per esempio nella riabilitazione degli arti si può simulare per esempio, mettiamo la riabilitazione delle gambe, si può simulare l'utilizzo delle gambe. Quindi per chi magari per un periodo dopo un incidente o dopo un'operazione è impossibilitato a muoversi, è impossibilitato a camminare, si può entrare attraverso questo tipo di tecnologie in uno scenario nel quale il soggetto che è impossibilitato a camminare sta camminando. Questo aprirà degli scenari fondamentali per noi. Innanzitutto, questo tipo di riabilitazione la si può effettuare non solo da un punto di vista ortopedico e neuromotorio, ma anche da un punto di vista psichiatrico, cognitivo, della memoria. E anche della qualità della vita globale. In pratica, la cosa fondamentale è che vengono attivati quel gruppo di funzioni cerebrali che sono coloro che poi danno la spinta all'organo per la sua mobilità, nonostante l'organo non possa muoversi. E questo è forse il nostro punto più importante. Perché attraverso il funzionamento della tecnologia immersiva, in particolare in questo campo,
noi possiamo comprendere qual è il vero potenziale della mente umana. Ecco, quindi diciamo su questo punto fondamentale può avvenire quella conversione, quel cambio di prospettiva che ci porta a guardare da fuori di noi a dentro di noi. Quindi dalla tecnologia immersiva e quindi da un dispositivo a noi comunque esterno e col quale diciamo noi veniamo ad integrarci sempre più, però possiamo iniziare a guardare sempre più dentro di noi e paradossalmente potremmo iniziare anche a fare a meno della tecnologia immersiva. Perché se io giungo a comprendere che l'arto sostanzialmente non si muove da sé, ma che addirittura io posso muovere l'arto pur non muovendo l'arto, perché fondamentalmente mobilito quel gruppo di connessioni cerebrali, di funzioni cerebrali, le quali sono quelle che in ultima istanza, o meglio, non proprio in ultima istanza come vedremo, ma che sono quelle che in qualche modo stimolano il movimento, benché il movimento non vi sia, e come vediamo, come abbiamo visto nella riabilitazione, a un punto tale da poter tornare a favorire la mobilitazione dell'arto specifico, per cui io se non riesco a muovere bene le gambe attraverso questa stimolazione, man mano, inizialmente non riuscirò a muovere le gambe, ma muoverò solo quelle funzioni cerebrali in grado di muovere le gambe. Poi successivamente inizierò man mano, sempre più a rimuovere le gambe in maniera corretta, perché vado ad agire direttamente alla radice del movimento, che non è appunto un movimento che parte dalla gamba stessa. Ma dovremo a questo punto iniziare a comprendere e a capire che cos'è poi, quali sono, che cosa sono veramente queste funzioni che determinano la mobilità dei nostri arti. Stiamo parlando degli arti, quindi rimaniamo a parlare in questi termini. Quello che dovremmo iniziare a comprendere, ed è quello un po' che ci spiegano anche da tutta una serie di scoperte neuroscientifiche, le quali si riagganciano a tutta una serie di conoscenze antiche, tradizionali, dall'Oriente all'Occidente, dalle dottrine sapienziali, ho menzionato l'induismo, il buddismo, fino alla filosofia occidentale, ci fanno capire che in realtà il corpo fisico, e per corpo fisico intendiamo anche il cervello, che come direbbe il neuroscienziato Edelman, non è che un cervello incarnato, non è altro che un appoggio di un qualcosa di invisibile che sta al di fuori del corpo fisico e quindi anche del cervello. Quindi la radice ultima del movimento corporeo risiede in qualcosa di invisibile. Direbbero, come direbbero gli Upanishad, l'antico testo sacro vedico, la mente non è il cervello, ma è con il manas, con la mente che si ode e che si gusta, quindi i sensi uditivi e del gusto sono un riverbero di questa attività che è un'attività mentale e che non è localizzabile, o meglio, è localizzabile nel senso di un appoggio fisico, ma non è esclusivamente localizzabile nel cervello. Nel buddismo esiste la coscienza della mente, oltre alla coscienza dei sensi, quindi vi sono sei coscienze. Ed è la coscienza della mente, insieme a quella dei sensi, che dà vita al movimento e dà vita all'attività stessa mentale. Questo da un punto di vista, quindi diciamo, più allargato, più complessivo, è un sapere che ci viene fornito anche grazie all'osservazione di queste tecnologie immersive nell'ambito medico-riabilitativo. Se io posso muovere il braccio nella mia testa, nonostante io ho il braccio invalido, allora vuol dire che la vera sfera di azione del braccio è nella mente, quindi nella mente intesa come appunto la definizione che abbiamo dato, quindi non semplicemente del pezzo di carne, ma di tutta quella forza base, di quel piano di coscienza
che sta, diciamo, che si appoggia sul cervello e che poi si appoggia anche sul movimento fisico del corpo. Vi sono a ulteriori ricerche, ad esempio quelle del dottor Lehman in collaborazione con il lama buddista Holly Nidal, riguardo la meditazione e le visualizzazioni. Uno dei, diciamo, delle pratiche meditative tipiche di determinate vie spirituali è la visualizzazione. Cioè, con la mente in pratica si simula, ecco, altro che metaverso, con la mente si simula uno scenario, un ambiente nuovo. Diciamo, si può visualizzare un oggetto, si può visualizzare il flusso del pensiero, si possono visualizzare tante cose. Bene, in questa visualizzazione le aree del cervello, si è fatto appunto uno studio specifico, con appunto tutta una serie di apparecchiature in grado di scansionare le varie aree del cervello investite dalle pratiche di visualizzazione meditativa, le pratiche del cervello investite sono quelle proprio dedicate alla vista. Questo significa che noi vediamo innanzitutto, più che con il cervello, ritorniamo alla definizione estesa di mente, vediamo innanzitutto con la mente e poi vediamo appunto con l'organo sensoriale apposito. Quindi da tutto questo discorso veniamo a capire che la mente ha in sé già tutto il potenziale che è sollecitato dalle tecnologie immersive, le quali appunto forniscono da un lato una loro utilità specifica, pur tenendo conto delle inutilità e anche dei rischi, delle difficoltà delle quali si parla tanto. Poi magari in qualche domanda possiamo anche accennare a questo aspetto, è un argomento di discussione abbastanza, battuto, quindi fondamentalmente è chiaro che ci sono tanti aspetti anche oscuri della faccenda. Però oltre a questo tipo di utilità, come dicevamo, delle tecnologie immersive, vi è anche quella di una possibilità di accesso a una piena comprensione della mente, che è poi inevitabilmente connessa ad una piena comprensione della realtà. E questo proprio attraverso l'osservazione delle tecnologie immersive. Bene, se abbiamo qualche domanda. Ok, grazie Roberto innanzitutto, grazie come sempre. E sì, ecco, io ho scritto anche nella chat per i nostri partecipanti che volendo possono anche già iniziare a porre le loro domande. Intanto, ecco, durante la tua esposizione ci ha scritto Morena e ci chiede: buon pomeriggio. Dobbiamo aspettarci che la realtà virtuale incentivi il desiderio di acquistare un prodotto o servizio? Oppure soddisfi i nostri bisogni di consumatore senza effettuare poi acquisti? E Roberto, il microfono sta... Ok. Sì. Beh, questo è, diciamo, sta sempre al soggetto. È chiaro che i media hanno una forte capacità condizionante. Quindi diciamo che l'utilizzo effettivo e concreto e utile proprio di questa nuova tecnologia alla nostra capacità di fare acquisti consapevoli, acquisti ragionati, poi sta sempre a noi. Quindi diciamo, questo è un discorso che è un po' antico come la notte dei tempi. Da un certo punto di vista tutto il mondo del marketing crea un'induzione all'acquisto di suo, proprio di base. La realtà virtuale può appunto fornire da un lato un quid in più per questa induzione all'acquisto, quindi poi fondamentalmente ci troviamo ad acquistare anche cose inutili o semplicemente a perderci in questo mondo senza acquistare nulla, però dall'altro lato può essere vissuta in maniera consapevole facendo degli acquisti consapevoli. E poi questo sta a livello di consapevolezza di ognuno di noi. Ok, grazie intanto Morena per la domanda. Intanto Sabrina, ecco, ci saluta, purtroppo devo uscire, è davvero interessante, grazie mille. Grazie mille a te Sabrina.
essere stata presente con noi. Poi ecco, se sei iscritta alle nostre newsletter riceverai altri aggiornamenti sui webinar che terrà Roberto. Allora, poi ci scrive Antonella, e Roberto, ecco, questa domanda è diretta proprio per te. Conosci le ricerche di Michael Persinger e il suo God's Helmet? Guarda, se Antonella gentilmente ce le accenna, in questo modo le possiamo al limite, perché io ora non, però magari accennando è possibile che io conosca questo tipo di ricerca, attualmente non mi sovviene, insomma. Ok, ecco, quindi Antonella, se magari vuoi fare un Una piccolo accenno, sì. Ok, breve spiegazione. poi ci scrive Giuliana, dovendo scegliere una tecnologia immersiva da introdurre nella didattica, ad esempio nelle scuole superiori, per quale propenderesti che sia realmente utile? Sì, allora innanzitutto io propenderei per la tecnologia immersiva della mente umana e del corpo umano, cioè mens sana in corpore sano, perché in età adolescenziale c'è ancora un meccanismo di formazione della mente umana, di queste cose ne parla Sartori in Homo Videns. Bombardare troppo di tecnologia i ragazzi in quella fascia di età potrebbe essere deleterio. Certo è che collateralmente a una buona attività didattica, tecnologie immersive che possono essere utilizzate, ad esempio, potrebbero essere utili come si direbbe oggi, nell'inclusione di quei ragazzi che hanno patologie specifiche, come si dice in gergo tecnico, la DSA, all'interno della classe, quindi diciamo per il maggiore coinvolgimento di determinati ragazzi con delle loro specificità è possibile l'utilizzo di tecnologia immersiva, oppure anche nel campo artistico, durante l'ora di musica, di arte. Cioè, quindi diciamo gli utilizzi ci sono, però pur mantenendo una centralità dello studio, magari aggiornato con nuove didattiche, con nuove metodiche, però dello studio classico, insomma. Ok, e quindi grazie Giuliana per la domanda. Ecco, Antonella ha completato il discorso di prima. Roberto, ok, grazie. Sì, intanto. Sì, ho un po' di problemi con il video, chiedo scusa. Allora, Antonella, ecco, ci dice che riguardo al discorso di Michael Persinger, è un neuroscienziato che ha messo a punto un casco in grado di stimolare il cervello in maniera di produrre esperienze mistico-religiose. Il suo obiettivo è dimostrare che la spiritualità è una risposta sensoriale ad uno stimolo localizzato. Cosa ne pensi? Penso che gli sciamani d'America, ad esempio, non sarebbero d'accordo, ma non solo loro, i maestri, gli yoghi, insomma, tutti coloro che, o anche i sacerdoti del cristianesimo, i mistici, i santi, hanno esperienze con il mondo sovrasensibile non stimolate, o meglio, che vi sia uno stimolo localizzato, questo è inevitabile, perché in fin dei conti poi anche in determinati tipi di esperienze, ecco per esempio abbiamo fatto il caso degli sciamani d'America, lì vi è in determinate esperienze, vi è una produzione di DMT, di metriptamina, che è prodotta naturalmente dal cervello umano, per esempio quando si è in uno stato onirico, in uno stato di sogno. Nelle meditazioni a determinati stati si arriva senza nemmeno il bisogno di bere l'ayahuasca, come farebbero gli sciamani per produrre questa dimeltriptamina. Quindi fondamentalmente la necessità di un casco che stimoli, quindi di uno strumento non c'è, che poi vi è anche lo stimolo localizzato e quindi anche il neurotrasmettitore nel caso della dimeltriptamina che produce quell'esperienza o una rottura potremmo definirla in questi termini, dei livelli di coscienza, degli stati di coscienza in altre esperienze di carattere mistico, beh, questo è indubbio. Però non c'è la necessità dello strumento, o meglio, si può fare anche attraverso lo strumento, quindi attraverso il casco
di Michael Persinger, però se ne può fare tranquillamente a meno. Ok. Ecco, Giuliana ha completato, ha fatto un'altra domanda oltre a quella precedente, e dice: io intendevo i mezzi tecnologici tipo visori AR, VR, oppure aule immersive o altro, perché le scuole hanno dei fondi da spendere in questo periodo, ex progetti PNR, per rendere più tecnologiche le attività didattiche, e occorre capire che cosa potrebbe influire positivamente sull'apprendistato di tutti. Non solo dei... Sicuramente il campo artistico, diciamo, partirei con il campo artistico, è quel tipo di immersione sensoriale, forse che può essere quel tipo di attività sensoriale creativa che può essere meglio facilitata da questo tipo di dispositivi. Per il resto, per esempio, per lo studio, appunto la lettura, lo studio, anche la scrittura in un compito in classe, io lascerei le facoltà mentali, cerebrali classiche, perché sono esse stesse una funzione della mente. Come direbbe stesso Sartori, l'homo videns, colui che appunto sta solo davanti agli schermi, ha perso la capacità di astrazione, che invece la si esercita solo leggendo, perché in questo modo si concettualizza e si mettono in moto tutte quelle facoltà della mente umana che vanno stimolate e allenate in questo modo. Però nel campo artistico io mi ci divertirei, insomma, anche parecchio a utilizzare tutte questi nuovi dispositivi. Ok, poi ho visto che Nicole ha scritto sulla sezione domande e risposte, e poi ha scritto anche in chat, quindi ok, leggiamo anche la sua domanda. Allora, Roberto, Nicole dice: la tecnologia immersiva è molto inclusiva per tutte le attività. In un mondo legato all'immaginario, come quello dei libri, c'è un'evoluzione che può interessare il settore editoriale? Beh, allora... questo, per esempio, che ho ascoltato in alcune interviste, può essere un suggerimento, diciamo, più... però in questo caso anche si parla di un'integrazione dell'attività dello scrittore, del ricercatore. Cioè, determinate tecnologie possono favorire l'accesso alle fonti, possono... favorire lo studio delle fonti. Più che altro con le tecnologie immersive, sì, si può fare un'esperienza immersiva e da quell'esperienza trarre le considerazioni personali opportune e ricavarci su, oppure anziché scriverci un libro, magari costruire ulteriori esperienze immersive sulla base delle proprie esperienze immersive, cioè sperimentare un po' tra lo scenario immersivo e quello delle percezioni, delle considerazioni personali e la costruzione di ulteriori scenari. Questo potrebbe essere uno dei campi di applicazione. Poi, insomma, sono comunque cose molto nuove, quindi diciamo ci sarà sicuramente, poi man mano ci sarà una sempre maggiore creatività su questo, anche su questo campo di applicazione. Ok, e poi ecco, ci scrive anche Marco. Marco ci chiede: ma con le tecnologie immersive non dovrebbero favorire la ricerca in un altro modo rispetto al passato? E in che senso? Cioè, la ricerca di che tipo? È quello che... Allora, certo che avviene una ricerca di un modo diverso di fare ricerca, anche perché le tecnologie, lo sviluppo tecnologico e i media in generale provocano una riarticolazione totale della realtà, della stessa antropologia. Quindi è chiaro che il modo di fare ricerca cambierà, è in cambiamento in alcuni modi che noi ora... Non possiamo, anche perché queste, diciamo, hanno una recente applicazione, quindi non possiamo nemmeno immaginare. Quindi fondamentalmente sì, lo scenario della, diciamo, cioè la, la,
il fatto stesso di riprodurre, di costruire gli scenari di esperienza da capo è in qualche modo esso stesso fonte di ricerca. Potremmo entrare in scenari costruiti in maniera artificiale, ma che magari ripropongono la piramide di Giza, oppure scenari completamente nuovi, non lo so, creiamo un pianeta artificiale, un pianeta virtuale. Quindi diciamo, però diciamo, sono sviluppi che in questo momento noi non possiamo conoscere, noi non possiamo conoscere cosa potrà accadere anche in un lasso di tempo breve, grazie all'avvento della tecnologia immersiva, o meglio ancora poi dell'intelligenza artificiale. Però sicuramente il modo anche di fare ricerca subirà dei cambiamenti. Ok, e poi Roberto, mi è arrivata un'altra domanda, questa volta però mi è arrivata in privato qui su Zoom, e quindi ecco, non tutti la possono leggere, adesso la riprendo qui dalla chat. Allora, eccoci qua. Allora, ci scrive Daniele e ci chiede: quale potrebbe essere un approccio sano verso queste tecnologie? Ci sono indicazioni su quanto tempo le persone dovrebbero trascorrere o dipende da caso a caso? Ad esempio, l'uso della realtà virtuale. Beh, allora, il modo sano di stare all'interno della tecnologia e di stare a contatto con determinati dispositivi tecnologici è una definizione molto ballerina, cioè fondamentalmente la tecnologia ha una capacità fortemente pervasiva. Abbiamo a che fare con la tecnologia, con le nuove tecnologie ancora di più, con i social network e poi ancora tecnologie immersive, la realtà, l'intelligenza artificiale, con delle forme che innanzitutto sono nuove, completamente nuove nella storia umana, e poi hanno una grandissima capacità, una grandissima forza, una grandissima capacità invasiva. Noi non sappiamo l'uomo come potrà reagire a queste nuove tecnologie. Accelerare troppo l'andamento, la trasformazione potrebbe essere veramente catastrofico. Ci vuole, come dicono alcuni filosofi della comunicazione, come per esempio Cosimo Accotto, ci vuole un livello di tollerabilità da parte dell'essere umano di queste tecnologie, cioè questi nuovi progressi devono essere in qualche modo somministrati in una maniera molto graduale, perché la sfera psichica umana deve in qualche modo integrarli, deve tollerarli. Da questo punto di vista, in questa ottica possiamo tornare a parlare di un modo sano di utilizzare queste tecnologie. Ora sul quantitativo di ore, questo ora non ci sono dati precisi, ma fondamentalmente è un po' come Facebook: anche se alla gente venisse dato un tot di tempo per stare su Facebook, la gente comunque impiegherebbe almeno il doppio di quel tempo che gli viene dato. È un po' come le interviste ai vari Steve Jobs, i magnati della Silicon Valley, i quali vietavano l'uso delle loro stesse tecnologie ai loro figli, perché sapevano che una forte esposizione, o meglio, una esposizione anche minima a quelle tecnologie in quella età, in un'età infantile, avrebbe provocato dei forti traumi alla sfera neurocognitiva. Però, nonostante questo, abbiamo masse di bambini che stanno di continuo sugli smartphone, sui tablet. Quindi diciamo, certo sì, ci vuole un limite, non sappiamo ora quanto tempo, molto sta anche a discrezione del fruitore, però certo è che bisogna starci per un tempo limitato, fare delle pause. Tecnologie immersive, non lo so, è un campo talmente nuovo che quindi stabilire non si può fare per più di un quarto d'ora al giorno, per più di mezz'ora al giorno, ora è prematuro. Magari lo si potrà stare solo per 10 minuti, 10 minuti fermarsi e poi rientrare. Ora, diciamo,
ma è un discorso che forse ha poco senso se non si fa all'interno di un discorso più complessivo, che è la consapevolezza dei media e del mondo al quale ci apprestiamo. Ok, e poi ecco Roberto, Marco che aveva fatto la domanda prima sul discorso tecnologie immersive, esatto, e ricerca, ha poi concluso dicendo: perciò è facilitata oltre l'inizio del pubblicizzato metaverso. Perciò è facilitata? Oltre l'inizio del pubblicizzato metaverso. Mi sa che si era ricollegato appunto al discorso che avevi fatto anche te. Sì, cioè in pratica la ricerca è pubblicizzata oltre l'inizio del metaverso, ma la ricerca... È facilitata. Ah, è facilitata. Esatto, sì. Sì, ma è una ricerca sempre in ambito mediatico, è questo che non avevo capito prima. Però se si intende la ricerca in generale, sì, insomma, cioè, sicuramente ci sarà un cambiamento. Poi bisogna vedere a che livello, come e quando, cioè, però. Ok, Ci sono altre domande, considerazioni? Potevamo... esatto. Adesso Ma... vediamo un attimo, ecco, se in questi ultimi minuti arriva qualche altra domanda. Altrimenti due considerazioni finali che ricollegano un po' questo webinar agli altri. Sì, vai Roberto. Sì, gli aspetti sui quali ci soffermiamo in particolare, almeno io in questi webinar e in altri articoli, è quello di, come dicevamo anche all'inizio, di inserire queste trasformazioni in un contesto più complessivo e anche di stimolare una consapevolezza nell'essere umano, innanzitutto quando appunto è alle prese con le tecnologie. Scusate, no? E poi anche, diciamo, un lavoro di consapevolezza anche su se stesso. Ok, allora non ci sono ecco, più domande, quindi ecco, io direi di avviarci verso la conclusione del webinar. Prima di concludere volevo ecco, indicarvi, magari ecco, chi riceve già le nostre newsletter già sa del nostro nuovo programma 2023 di webinar. Io ne approfitto come sempre per condividerlo nuovamente qui in chat con voi. Quindi qui è il nuovo programma, troverete anche altri webinar appunto di Roberto oppure di Silvia Salese per chi segue i suoi webinar, oltre che di Daniel e altri membri e specialisti del team di Lab o di ATV Media Lab. Bene, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, davvero grazie. E per qualsiasi cosa, ecco, scriveteci sempre a lab@advmedialab.com e nei prossimi giorni, io direi tra domani, massimo dopodomani, quindi giovedì, riceverete per email le slide di Roberto e anche la registrazione video, del webinar. Scusa Cristian, stavo un attimo concludendo quel discorso. Ah, scusami Roberto, pensavo Un che... leggero stato influenzale, come vedete. Allora, guarda Roberto, prima di lasciare proprio con l'ultimo sotto, lascio concludere te. Sì, stavo dicendo, allora lo scopo di questi webinar, di tutto il nostro tipo di studio, è quello di approcciarsi al meglio a queste trasformazioni. Per approcciarsi al meglio bisogna capirle in tutti i loro livelli. Noi abbiamo affrontato un po' tutti gli ambiti delle tecnologie immersive. Non ci siamo focalizzati solo sul loro aspetto tecnico, quello è facilmente anche riscontrabile, ricercabile, ma sul quadro storico generale e sull'impatto che ha sull'essere umano. Perché l'unico modo per utilizzare in maniera costruttiva questi strumenti è quello appunto di conoscerli in tutte le loro sfaccettature, altrimenti si rischia di essere invasi da queste forze, che sono forze non per nulla neutre, ma sono forze che hanno una grossa capacità di impattare sulla sfera neurocognitiva, sulla nostra psiche,
sul nostro subconscio, sul nostro mondo relazionale. Quindi quello che cerchiamo di fare è di mettere, ecco, prima citavi all'inizio la posizione verticale della nostra attività, ecco, mettere l'uomo, il soggetto, in posizione verticale per riuscire, non dico a essere lui il, diciamo, il massimo dominatore di queste trasformazioni, ma per essere in grado quantomeno di padroneggiare questo mondo che si fa sempre più invasivo. E quando si dice l'importante della tecnologia è saperlo usare, sì, ma saperlo usare che significa? Significa semplicemente ottenere un fine che noi ci siamo preposti attraverso lo strumento tecnologico. Questa è una visione, una concezione vecchia della tecnologia. Saperla usare significa saper stare in maniera consapevole all'interno di questo nuovo scenario. E questo è il senso di questi webinar e di anche dei miei articoli, cercare di far sì che la gente possa portarsi qualcosa a casa di spendibile nel suo mondo quotidiano. Grazie. Ok, grazie mille Roberto. Perdonami, ecco, perché non ti ho visto più, quindi pensavo che il discorso è... Cosa tosse, mi sono dovuto fermare, però purtroppo... Nessun problema. Il bello della diretta. Il bello della diretta, esatto. Ecco, quindi ecco, come ultimo saluto vi stavo dicendo, quindi oltre le slide e la registrazione, dato che Roberto, ecco, ha citato anche i suoi contenuti del blog, io vi fornirò per email anche il link alla libreria, chiamiamola anche biblioteca, dei contenuti di Roberto che potete trovare sul nostro blog. Quindi così potete, diciamo, integrare il webinar di oggi con i contenuti. Ecco, Giuliana ci chiede, no Giuliana, ecco, l'attestato di partecipazione vale solamente per la nuova categoria dei webinar pro, quindi in questo caso non è presente l'attestato, mentre per quelli pro, che sicuramente avrà avuto modo di leggere tramite le nostre newsletter, lì sarà presente l'attestato. In questo caso no, non sarà presente. E va bene, quindi vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo appuntamento, che è il 2 marzo, con Silvia Salese e Daniel Casarin, con la moderazione di Marco Briotti. Quindi grazie ancora a tutti e buona serata. Ciao Roberto, grazie. No, ciao. Buona serata a tutti.